Ragazze, buongiorno. Qui ci dobbiamo dare una mossa perché sono presa da un po' di pigrizia. Vi faccio vedere sempre il mare, stupendo. Sapete perché sono presa da un po' di pigrizia? Perché siccome per ora sto facendo tante cose per il matrimonio. Sì, buongiorno da Maya. Ieri ad esempio ho fatto ancora confetti, figuratevi che ne ho già fatti 113 pacchetti. 113 sacchettini. Quindi ho fatto tutti questi confetti. Ieri pomeriggio ero a casa e mi sono cambiata le lenzuola, quindi stamattina le ho già lavate, stese, entrate. Quindi stamattina il cambio delle lenzuola non l'avevo. Ieri ho lavato pure il copriletto, questo di Blanc Marie Claux. E quindi ho fatto il cambio delle lenzuola, ho fatto tutti questi confetti. Ieri ho dato una mano, vi ho fatto il video a pulire casa di mia figlia, a sistemarla. Poi ieri sera abbiamo passato una splendida serata perché sono venute le sue colleghe, quelle più affezionate, come dire, quelle che veramente fanno gruppo. E quindi siamo state bene ieri sera, abbiamo passato, vi ripeto, un paio d'ore in buonissima compagnia. E quindi una volta che io mi sento già arrivata quasi con i confetti, perché ne ho fatti 113 pacchi, adesso facendone ancora, che so, 50 pacchetti, volendo essere proprio generosa, sono a posto anche per darli, che so, alla vicina di casa. E quindi tutto il resto, quello che è fare pulizie, che naturalmente devo fare come ogni giorno, è come se avesse meno importanza. Ecco, difatti sono stata, non vi nascondo che sono stata seduta su questa sdraio fino ad ora, mi sono presa un pochino di venticello, diciamo così. E ho messo l'acqua nelle piante e mi sento appunto che già ho fatto tutte queste cose, quindi mi sento di andare con calma, perché tanto fare la cucina, fare il bagno, passare un po' di mocio mi sembra una cosa talmente stupida, talmente che faccio in un minuto, perché appunto una volta che ho fatto già queste cose, ora una cosa che mi preme fare è infatti devo comprare la carta quella pallinata, devo imballare le cose di cristallo che mi voglio portare in location per fare la confettata. Mi voglio portare questo, mi voglio portare quest'altro, poi mi devo portare questo, mi voglio portare questa bellissima alzata stile provenzale. Insomma, devo imballarmi un pochino di cose. E tanti contenitori in cristallo, appunto per fare la confettata. E questo, diciamo, è un altro pensiero che ho, ma che la prossima settimana, voglio fare in modo che, come dire, ho tutto pronto. Le wedding bag le ho fatte, i confetti li ho quasi ultimati, appunto poi mi imballo queste cose per la confettata. Il vestito, quello lungo che dovrò mettere la sera martedì 29 agosto, me lo vado a ritirare. Poi quello di mia figlia invece lo ritireremo la prossima settimana, quindi l'altro lunedì. E niente, ragazze, quindi mi dovrei dare una mossa perché sono presa appunto da pigrizia, perché fare le pulizie, fare le solite cose. È una cosa che mi lascia un po' così, nel senso che le faccio o non le faccio, l'importante è che ho sbrigato tutte le cose per mia figlia. Stasera ci saranno altre visite a casa di Alessia e di Salvo, ci saranno altre amiche. Alessia vuole che io ci vada. Io ieri sera, per esempio, non volevo andarci, invece no, mamma, vieni, le mie colleghe hanno chiesto di te, di papà, e quindi sono dovuta andare per forza. E stasera ci sono le sue amiche, quelle del cuore, quelle che faranno da testimoni, mi pare, sì, da testimoni a mia figlia, e quindi e lei vuole assolutamente pure che io ci vada.
ma io ci vado con piacere perché le persone che vogliono bene mia figlia sono persone per me che io adoro, quindi sicuramente stasera ci andrò. E niente, ragazze, vi faccio vedere dove ho messo, forse ve l'ho fatto già vedere ieri. Le devo ancora trapiantare. Questa è la monstera che ho comprato al Lidl e poi fuori ho un po' di rami che mi ha dato Salvo che devo piantare pure. E niente, ragazze, quindi mi metto un po' al lavoro, mi faccio un pochino di cose. Nel frattempo, se mi viene qualche pensiero, vi racconto. Se mi volete fare impazzire, datemi queste cose, ragazze, ma guardate. Io per queste cose impazzisco, ve l'ho detto tante volte, guardate, pomodoro datterino, due cipolle di tropea e tanto basilico. No, ragazze, io impazzisco. Impazzisco, impazzisco. E poi questo lo facciamo cuocere e poi mi ha portato quasi 3 kg di pomodori verdi da insalata. Guardate che buoni! E poi le zucchinette. Che buoni! E poi mi stavo scordando, ma guardate che meraviglia! Questo è tutto basilico. Qui un bel vasetto di pesto non me lo toglie nessuno. Ok, ragazzi, allora poi che cosa mi ha portato mio marito? Gli avevo chiesto di comprarmi la carta pallinata e me l'ha comprata, così prossima settimana posso imballare pure le cose in cristallo che mi servono. E quindi questo è un altro lavoro che appunto mi propongo di fare prossima settimana, i primi giorni della prossima settimana. Poi qui ho racchiuso tutti i confetti, ragazze. Ce ne sono 113 pacchetti, quindi ne devo fare ancora, come vi ho detto stamattina, una quarantina. Nel frattempo mi sto passando lo straccio, come vedete ho spostato un po', il divano, ho fatto tutto sotto, ho spostato il puff, cerco di fare, che so, una pulizia magari ancora più approfondita. Allora, ora mi faccio tutta la zona cucina e zona pranzo, alzo tutte le sedie e poi mi faccio la zona notte. Ragazze, io non faccio altro che passare lo straccio e, come dire, pulisco sul pulito, però come dire, la mia passione è questa. Mi voglio fare i balconi, vediamo che cosa arriva a fare oggi. E intanto qui questa meraviglia di pomodoro si cuoce, che profumo, ragazze, non potete capire.